Signore e signori, buongiorno, buonasera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In Medio Oriente sempre aggiungiamo, nel nome dell'unico Dio. Amen. Al-Ilah al-Wahed, in siriaco, in aramaico, in caldeo, diciamo Had Allah Sharira, Had Allah Shariro. Quindi Padre, Figlio e Spirito Santo non sono tre divinità, ma un solo Dio con la sua parola e il suo Spirito. Parlando della natura divina, sentiamo alle volte delle obiezioni. Una di queste è l'impossibilità che Gesù fosse stato vero Dio, vero uomo, perché un vero uomo è un bugiardo, no, un vero uomo dice delle bugie, come l'ha detto il salmista. Io dissi nella mia tristezza, no, che ogni uomo è un bugiardo. Però noi siamo d'accordo che la natura divina, per definizione santa, per definizione tre volte santa, come leggiamo in Isaia 6, ebbene, è incompatibile, irreconciliabile con una umanità peccatrice, con una umanità bugiarda. E proprio se lei prende questa obiezione dalla Bibbia, dal Nuovo Testamento, beh, occorre onestamente leggere tutto ciò che il Nuovo Testamento dice e non parti del Nuovo Testamento. Adesso, cosa dice il Nuovo Testamento? Il Nuovo Testamento dice nel Vangelo di San Giovanni che Gesù era senza peccato. Gesù ha sfidato i suoi contemporanei: chi di voi mi può convincere o può provare che io abbia peccato? Abbiamo nella lettera di San Pietro questa dichiarazione che Gesù non ha avuto peccato e non c'era stata malizia nella sua bocca. Ma la risposta più diretta a questa obiezione la troviamo nella lettera agli Ebrei, soprattutto il capitolo 5, che Gesù uomo era stato messo alla prova come noi in tutto eccetto il peccato, perché voleva essere simile ai suoi fratelli e sorelle in tutto eccetto nel peccato. E allora qui vediamo che non c'è contraddizione tra un uomo impeccabile e la natura divina. Mille grazie della vostra attenzione.